Il confrontone, è giunta l'ora di mettere a pari ChatGPT e Google Bard e proporre a questi due modelli di intelligenza artificiale le stesse domande che vadano a testare le competenze, per quanto mi riguarda fondamentali, per definire un'intelligenza artificiale tale. Andrò a valutare cinque aspetti, in particolare cinque competenze che entrambi i modelli di intelligenza artificiale devono avere, tramite un voto che va da 1 a 5, ovviamente in seguito a delle risposte date a delle domande e dei prompt che io fornirò alle intelligenze stesse. Testeremo quindi entrambi i modelli, entrambi i siti, le app, chiamatele come volete, su diversi aspetti. In particolare, prima di cominciare, lasciatemi dire che utilizzerò la versione di ChatGPT 3.5, quindi sarà il modello più nuovo, tra virgolette, per il piano gratuito, in quanto per chi paga i 22 dollari al mese si può anche utilizzare ChatGPT 4, che è ancora più moderno e più funzionante. Di 3.5, insomma, e per quanto riguarda Bard c'è una versione unica che per ora è totalmente gratuita e che sarà quella che andrò ad utilizzare dal mio account Google semplicemente facendoci il login. Prima di tutto, differenze. Prima di cominciare, ancora una volta, un'altra premessa. ChatGPT è aggiornato al 2021, quindi non possiede informazioni sostanzialmente dopo il 2021. Per esempio, se io gli chiedessi Berlusconi è morto, lui mi risponderebbe Berlusconi è ancora vivo, secondo le informazioni che ho, cioè tutte quelle che arrivano fino al 2021. Mentre invece Bard, a quanto si dice, dovrebbe essere aggiornato in tempo reale da Google, quindi sostanzialmente dovrebbe pescare le informazioni anche da parte di Google, andando a fare una rapida ricerca. Cominciamo con i test. Ho qui a fianco a me l'iPad, ecco perché mi vedevate guardare, perché ho tutte le varie informazioni scritte, nonché i test che dobbiamo andare ad effettuare. Benissimo, partiamo dalla prima categoria. State vedendo lo schermo dove sono affiancate ChatGPT e Google Bard. Alla vostra sinistra il primo, alla vostra destra il secondo, e partiamo dalla correttezza delle informazioni. La domanda che ho preparato è la seguente: quanto era lungo lo squarcio della Costa Concordia? Le fonti ufficiali dicono che è lungo 36 metri, nonostante su molti giornali, a partire anche da Rai News 24, per esempio, si parli di 70 metri di squarcio. Non so quale sia la misura corretta, i report ufficiali parlano di 36 metri, come anche Wikipedia, che è stato corretto peraltro. Vediamo cosa ci dice ChatGPT. Io mi baso sui 36 metri, quindi per quanto mi riguarda la correttezza è quella di 36 metri. Vedete, per esempio, ChatGPT sta sbagliando e ci ha detto: lo squarcio sulla Costa Concordia, affondata nel 2012, giustamente, era lungo circa 70 metri, il che è un errore perché è sostanzialmente il doppio della misura. Facciamo la stessa domanda a questo punto anche a Google Bard: quanto è lungo lo squarcio della Costa Concordia? E vediamo cosa ci dice. Lo squarcio della Costa Concordia era lungo 35,859 metri. Si è verificato quando la nave ha urtato contro uno scoglio a largo dell'isola del Giglio. Molto bene, ci ha dato tutte le informazioni corrette, con tanto anche di data 13 gennaio 2012, che è corretta. Quindi, beh, abbiamo detto voti da 1 a 5, non posso fare altro che dare un 1 a ChatGPT e un 5 a Google Bard, che ci ha risposto correttamente. Passiamo a questo punto alla seconda competenza, che è la correzione di errori. Ho preparato un codice C++ che ho propriamente modificato aggiungendo una serie di errori, e la domanda sarà molto semplice: correggi questo codice, due punti, e il codice sottostante. Ecco il codice corretto, vediamo se ha corretto tutti gli errori. Io avevo modificato una parentesi, ok, double, perfetto. Ora io sto ricontrollando, insomma, gli errori che qui ci vengono anche specificati. Corretto int main con int main, aggiunto un asterisco molto bene, sostituito ok, molto bene. Avete visto che in questo caso ci ha assolutamente fatto tutto giusto. Assolutamente. Molto bene. Un'altra cosa che vi faccio notare è che qui nella formula, punto numero 3, aggiunto un asterisco per il calcolo dell'area, corretto, lui ha anche riflettuto. Ha cercato di capire: ma a cosa serve questo codice? Serve calcolare l'area, no, cos'è? Sì, l'area di un cerchio. E allora qual è la formula? Raggio alla seconda pi greco. E allora, vedete che ha sostituito la x, che non voleva dire niente sostanzialmente in quella situazione, con un asterisco: raggio per pi greco. Stessa domanda, ovviamente, senza modificare nulla, anche a Google Bard, e anche lui dovrebbe lavorare in questa stessa maniera come ChatGPT. Vediamo. Anche qui ha corretto tutto, ha aggiunto il punto e virgola, ha sistemato quello, ok, e anche qui ci ha dato
una spiegazione. Non ha specificato cosa ha corretto precisamente, ma il codice è giusto, quindi non possiamo dirgli niente. E ci ha anche detto: ho anche aggiunto uno spazio prima del segno di uguale nell'istruzione area uguale raggio per raggio pi greco per renderla più leggibile. Quindi potrebbe anche valere la pena, insomma, in questo caso, rendere più leggibile questa istruzione. Una cosa bella, fun fact, ci ha trovato fuori l'URL da cui io ho preso il codice, perché non ho avuto voglia di scriverlo io personalmente, ho cercato un esempio di codice in C++ da poi sbagliare sostanzialmente. Quindi bravo che ha anche trovato la fonte. In questo caso, beh, non posso fare altro che dare un 5 a entrambi, a ChatGPT e a Google Bard. Entrambi hanno fatto un ottimo lavoro. Terza skill, il problem solving, cioè la risoluzione di quei problemi logici, matematici o della quotidianità che le persone non riescono a risolvere neanche da drogati. Quelle cose, per esempio, se io sono il cognato di Manuela, che però è orfana e ha una sorella che si chiama che è sposata con... tutte queste cose qua, ok? Le chiediamo a ChatGPT. Questo è il problem solving. Vi leggo anche il prompt. Tommaso, Rosario e Flavio hanno sposato Viviana, Alice e Marcella, due delle quali sono fra loro sorelle. Rosario ha sposato la sorella di Alice, Flavio ha sposato Alice. Tommaso non è cognato di Rosario e Marcella non ha sorelle. La moglie di Rosario è... e vediamo cosa ci dice. Ho letto prima le soluzioni anche qui del sito da cui ho copiato, tra virgolette. Ovviamente vi linko in descrizione ai siti se volete anche voi prendere magari qualche altra domanda da fare alle vostre intelligenze artificiali. E vedete che giustamente mi dice la moglie di Rosario è Viviana, come era stato scritto nelle soluzioni. Molto bene. Attenzione che qui per il problem solving facciamo due domande, quindi una domanda l'ha passata. Vediamo la seconda, chiedo scusa, vediamo sempre la prima, ma dal lato di destra, quindi di Google Bard. La moglie di Rosario è Alice. La moglie di Rosario è Alice. Perfetto, ha sbagliato. Questo lascia due possibili soluzioni. Possiamo escludere la prima soluzione perché Flavio ha sposato Alice, quindi la moglie di Rosario è Alice. Ecco, vedete? Qui per esempio ho commesso un errore di logica perché lui ha fatto tutti i suoi ragionamenti belli belli e poi ha scritto: ci sono due possibili soluzioni. Uno, Rosario sposa Viviana. Due, Rosario sposa Alice. E poi qui si contraddice da solo perché dice: possiamo escludere la prima soluzione, cioè Rosario ha sposato Viviana, perché Flavio ha sposato Alice, che sono completamente due altri soggetti. Quindi la moglie di Rosario è Alice, che è sbagliato, perché la moglie di Rosario è Viviana. Dunque non è completamente sbagliata questa risposta, ma semplicemente si è incasinato sull'ultima riga, proprio perché lui aveva queste due possibilità, ma poi non si capisce bene il motivo, ha invertito i nomi praticamente una con l'altra, e alla fine mi dice che la moglie è Alice invece di Viviana. Quindi sulla prima domanda ChatGPT ha fatto tutto giusto, mentre Google Bard ha avuto una piccola esitazione. Seconda domanda che ha a che vedere in questo caso con la matematica ed è la seguente. Giorgio deve trasferirsi per lavoro a Milano. Preso in affitto un appartamento, si reca presso gli uffici dell'azienda Alfa per la stipula di un contratto per la fornitura di energia elettrica. Allo sportello, il dipendente dell'azienda gli propone tre tipi di tariffe. 1. Tariffa A. 40 euro mensili fissi, 0,3 ogni 5 kWh. Tariffa B, 30 mensili fissi, 0,4 ogni 5 kWh. Tariffa C, 0,6 ogni 5 kWh. Se nel precedente appartamento il consumo medio di Giorgio era di 600 kWh, quale delle tariffe è più conveniente per Giorgio? Vediamo che cosa dice ChatGPT. Dovrebbe essere la C, stando alle soluzioni fornite dal testo e dal sito, insomma. Si fa tutti i suoi calcoletti. E vediamo cosa dice. Una viene 76, una viene 78, una viene 72. Quindi la tariffa A risulta essere la più conveniente per Giorgio, poiché ha un costo mensile di 72, seguita dalla B con 78 e dalla C con un costo di 72. Allora, i calcoli sono esatti perché ho verificato le soluzioni e i valori sono corretti, però anche qui si è incasinato come ha fatto prima Bard. È lo stesso identico. Lo stesso identico risultato, diciamo. Quindi ChatGPT ha avuto qualche esitazioncina. Vediamo Google Bard. Ah, comunque ChatGPT, i calcoli li ha fatti giusti, è tutto corretto. È l'ultima frase, quella che dà la soluzione finale ad essere sbagliata. Perché? Non ho la minima idea. Anche Bard prima ha commesso lo stesso errore. Non so se sia così un po' una feature aggiunta per rendere le risposte più divertenti. Vediamo anche Bard cosa ci dice. Non rileggiamo tutto. La tariffa C è più conveniente per Giorgio. Bravissimo.
lui ha fatto bene. Quindi in questo caso, visto che alla fine entrambi hanno commesso lo stesso errore, uno nella seconda domanda, uno nella prima, direi che potremmo dare un 4 a tutti e due su questa categoria, perché in entrambi i casi i calcoli erano corretti. Penultima skill da testare, l'organizzazione. Ho scritto personalmente un prompt, che ora non vi leggo, se volete mettete in pausa il video, che chiede di organizzare una giornata in cui si devono compiere determinate attività, ma alcune di queste sono vincolate sostanzialmente dall'essere eseguite in specifici orari della giornata o in specifiche sequenze. Mandiamo la richiesta e vediamo che cosa ci dice. Giornata 8:23, sveglia ore 8, molto bene, serie TV 8:10, 8:50, sbagliato perché gli avevo scritto nella domanda di mettermi la serie alla fine, prima di andare a dormire. Fare la spesa, prelevare soldi allo sportello automatico, molto bene, pranzo, registrazione dei nuovi video, giustamente il pomeriggio, perché io qui nella domanda, se l'avete letta, avete visto che gli ho scritto che mi serviva la carta di credito che arrivava solo ed esclusivamente dopo il mezzogiorno, cioè nel pomeriggio, e lui ha fatto tutto giusto. Registrazione l'abbiamo detta, allenamento in palestra 15:30-16:30, molto bene. Tempo libero 16:30-17:30, arrivo della nuova carta di credito 17:30. E qui mi dispiace, ma caschiamo esattamente nell'errore, e cioè non ha rispettato i vincoli, perché giustamente la carta di credito, a rigor di logica, deve arrivare prima di registrare i video. Perché ho specificato qui, ve lo faccio anche vedere, registrare dei nuovi video per i quali necessito della carta di credito, ok? Quindi doveva prima arrivare la carta e poi avrei dovuto fare il video. Qui ChatGPT, mi dispiace, ma non ci siamo. Vediamo se Google Bard si comporta meglio o peggio in questa richiesta. Ecco un possibile programma, tanto di tabella, molto bello. Allora, 8, svegliarsi, fare colazione e prepararsi per la giornata. 9, andare in palestra. 10, tornare a casa e pranzare alle 10, beh forse è un po' presto. Prelevare soldi allo sportello automatico, andare a fare la spesa, tornare a casa e preparare il pranzo. Abbiamo anche qui dei problemini logici, devo dire, caro mio Google Bard. Comunque, tralasciando questo punto, registrare nuovi video, giustamente il pomeriggio, andare a spasso col cane, fare una doccia e rilassarsi, cenare, serie TV, dormire. È giusto, assolutamente. Nulla da dire, a parte il pranzo, ho avuto un'esitazione. Ovviamente non parliamo di eccellenza in nessuno dei due casi, perché sono stati commessi comunque degli errori, anche se microscopici, se vogliamo, perché comunque era una richiesta abbastanza complicata e concatenata con diversi eventi. Direi che diamo un 3 a ChatGPT e un 4 a Google Bard. Quinta ed ultima skill, la fantasia e la creatività, che in questo caso si esprimono semplicemente tramite la scrittura di una storia. Scrive una storia verosimile con questi personaggi: Matteo, Gioele, Francesca, mamma di Matteo e Gioele, e Marco, padre, nonché marito di Francesca. Mandiamo e vediamo che cosa ci dice. Ok, in una piccola cittadina di provincia viveva una famiglia unita composta da Matteo. Finché lui scrive di qua, io gli ripropongo la stessa domanda anche dall'altra parte, lasciatemi però copiare il prompt. Molto bene. Lo chiediamo anche a Google Bard e lasciamo che entrambi generino la risposta. A questo punto io, una volta che saranno entrambe scritte, me le vado a leggere con calma, taglierò questa parte perché, come vedete, le storie sono in entrambi i casi abbastanza lunghe. E dopodiché daremo i voti anche per questa categoria. Trovate entrambe le storie, entrambi i testi linkati in descrizione, altrimenti va a finire che perdete troppo tempo a mettere in pausa e non capite bene come la storia viene narrata. Dunque, se volete leggerli anche voi e capire se il mio voto è stato obiettivo o se invece mi sono fatto condizionare, trovate in descrizione, insomma, il testo ufficiale, tra virgolette, di entrambi i modelli di AI. Ok, ho letto entrambe le storie. Nel caso di ChatGPT c'è stato un eccesso di fantasia, perché qui si parla di una foresta incantata da un perfido stregone, mentre nel caso di Bard c'è comunque un po' di surrealismo, tra virgolette, perché si parla di dei bullotti praticamente più grandi di Matteo e Gioele, che, lo ripeto, sono i figli di questa famiglia composta da Francesca, Marco, Matteo e Gioele. Dicevo, questi due bambini di 10 anni, gemelli, vanno a fermare questi bullotti che avranno 15 anni, e i bullotti soprattutto se ne vanno, quindi anche qui non è che sia proprio una cosa molto verosimile, nonostante la mia domanda sia scrivi una storia verosimile, però per carità potrebbe anche essere, non lo metto in dubbio. Di certo
Non parliamo di eccellenza, assolutamente, perché in entrambi i casi le storie sono un po' disconnesse, tra virgolette, anche le singole frasi sono disconnesse l'una dall'altra. Cioè non c'è per esempio, un avverbio, ecco, anche qui vedete, salta addirittura una riga, come se fossero paragrafi staccati, il che non è esattamente un ottimo modo di scrivere storie. In entrambi i casi direi che alla fine possiamo dare un 4 a entrambi, direi che ci sta abbastanza. Nonostante comunque ChatGPT abbia utilizzato un eccesso di fantasia, ma ad ogni modo anche spesso. Potrebbe essere, visto che si parla comunque di un bambino e di conseguenza di una giornata o di una foresta, in questa situazione, vista dagli occhi di un bambino, che potrebbe comunque assumere un qualche di fantasioso, insomma, di surreale. Test finito, fatta la somma dei punti. ChatGPT ha totalizzato 17 punti totali, mentre Google Bard Suspense ne ha totalizzati 22. Pertanto Google Bard è il vincitore di questa sfida. Ora, prima di chiudere e prima di salutarci del tutto, permettetemi una piccola divagazione, e cioè è molto variabile la qualità dei risultati che ci vengono forniti. Ieri, quando ho registrato questo video per la prima volta, che poi è venuto male, per esempio, aveva vinto ChatGPT di qualche punto, di 3-4 punti. Oggi la situazione è stata un po' ribaltata, forse perché ho utilizzato un nuovo account all'interno di Google Bard e quindi si è sentito, diciamo, con meno cronologia alle spalle e magari ha lavorato meglio. O va a tentativi? Non lo so, non ne ho la certezza, ovviamente. Magari scrivetemi anche se sapete qualcosa di più sul perché ogni tanto danno risposte giuste, ogni tanto risposte sbagliate, quando a volte in realtà sanno, cioè sono convinti che la risposta che danno sia giusta, ma comunque in certi casi la danno sbagliata. Quindi c'è da capire comunque questa cosa. Seconda analisi, beh, ovviamente, essendo intelligenze artificiali e non motori di ricerca, è normale che in certi momenti commettano degli errori. Umano, proprio essendo intelligenza artificiale, è umano che commettono degli errori. Pertanto non sono qui a dire: ma perché ieri hai detto sbagliato e oggi dici giusto? Cioè, è una domanda molto lecita, perché sono state le stesse identiche domande, quelle che ho fatto ieri e quelle che ho fatto oggi. Avevo già tutto il programma scritto con le domande da fare, le diverse categorie, ma le risposte sono cambiate. Non so il motivo, vi ripeto, ma lo accettiamo così, insomma. Abbiamo capito che entrambe le intelligenze artificiali non raggiungono ugualmente il top sarebbe 25, ovviamente. Bard ci si avvicina abbastanza, ma comunque ha qualche incertezza, e la parte su cui, per quanto mi riguarda, deve migliorare è la creatività, perché la scrittura di una storia è veramente un po' macchinosa, diciamo. Non si capisce che è stata scritta da un'intelligenza artificiale. E basta, questo è quanto, questo era il confrontone. Spero che vi sia piaciuto il video e vi chiedo anche di condividerlo, magari con qualcuno che dice: ma ChatGPT è il migliore, ma Google Bard fa schifo, figurati questo, quello. O che magari disprezza proprio completamente le intelligenze artificiali e dicono: ma guarda te, questi cretini che hanno creato queste cose che non funzionano, viva l'enciclopedia cartacea della Zanichelli. Beh, condividete questo video e magari si ricrederanno. E magari guardate anche qualche video della serie legata all'intelligenza artificiale presente sul mio canale, che approfondisce una serie di aspetti anche più etici legati a ChatGPT e a questi strumenti che hanno segnato una vera e propria rivoluzione nel 2023 in pressappoco tutti i settori del mondo.